Ciao a tutti, sono Luca Bonansea, ci troviamo a Bricherasio, territorio Galla. Abbiamo un'attività agricola che conduciamo con mio papà. Oltre alla vendita della materia prima, quindi del prodotto fresco, abbiamo anche il laboratorio di trasformazione in azienda e produciamo la materia prima in trasformati, che sono vasetti, confetture, conserve, sughi, patè, salse e prodotti da forno, principalmente derivanti da nocciola. La filiera che sviluppiamo insieme ad Andrea Lasia è basata in primis su un'amicizia di fondo che ci lega da molto tempo e poi con le nostre attività pian pianino siamo andati a creare una collaborazione sana e proficua per ambo le parti, poiché appunto noi produciamo beni perfettamente complementari. Noi verdura e appunto nocciole, lui la carne, che ben si abbinano e si sposano a vicenda. Allora, grazie all'aiuto del GAL, abbiamo pensato di creare ufficialmente questa filiera comune, orizzontale, che ci permette appunto di sviluppare più cose, più prodotti e di meglio presentarli al pubblico allargando nel bacino d'utenza. All'interno della filiera il mio ruolo sostanzialmente è appunto il produrre ortofrutta e nocciola. Nella nostra azienda abbiamo il punto vendita dove vendiamo al dettaglio, oltre a fare i mercati su Torino che ci permettono appunto di avere un po' di visibilità anche laggiù. Con Andrea sviluppiamo una serie di prodotti che vengono lavorati all'interno del nostro laboratorio e poi venduti nei reciproci punti vendita. Per fare un esempio, abbiamo fatto ultimamente il sugo al ragù, quindi con la carne di Andrea e il nostro pomodoro e la nostra base per soffritto. Per fare un altro esempio, abbiamo grazie al GAL acquistato un pentolone che serve a pastorizzare i prodotti, quindi i prodotti fatti in vaso da Andrea vengono pastorizzati all'interno del nostro laboratorio per poi essere ritornati da Andrea pronti per la vendita. All'interno della nostra azienda, una peculiarità, credo appunto anche un po' del territorio, è questa collezione civica che soprattutto grazie a mio papà è venuta ad esistere, dove appunto viene un po' raccontata tramite gli strumenti tutto quello che erano appunto le tradizioni contadine del passato, quindi delle generazioni precedenti, che ben si prestano a fare da confronto con quella che è oggi l'agricoltura in termini di tecnologia e innovazione, che uno può vedere venendo a visitare la nostra azienda agricola. Il finanziamento è stato molto molto importante perché ci ha permesso di completare quello che era un po' l'allestimento abbozzato del laboratorio, quindi permette di fare molti più prodotti e di essere molto più competitivi sul mercato perché più veloci, più attrezzati. I macchinari che sono stati inseriti nel piano di finanziamento del GAL sono prevalentemente macchinari da laboratorio, quindi per fare degli esempi il tagliaverdure, l'abbattitore, il pentolone di cui si parlava prima, la macchina del sottovuoto, la macchina estrattrice di nettare di frutta, la macchina per pralinare le nocciole, i fornelli e poi per la parte di campo invece è stata acquistata una fresatrice, che serve per preparare il terreno pre-semina e trapianto, un pulitore per le nocciole. Per quanto riguarda il punto vendita, il registratore di cassa e la bilancia per tutto il discorso del fresco e del vasettame e confezionamento. Il finanziamento ha decisamente migliorato la nostra situazione, appunto perché ci ha reso più competitivi, ci ha reso più prestanti in termini di lavorazione e di coltivazioni.